tutti, diavoletti! Riusciti a lasciare un mi piace in 5 secondi? Soltanto 5 secondi a partire da adesso. 5, 4, 3, 2, 1... Cosa? Avete lasciato un mi piace in 5 secondi? Ma siete bravissimi! Oh, siete veramente super bravissimi. Avete lasciato tutti un mi piace in 5 secondi. Ma aspetta, Vinci! Aspetta un attimo. Commentate tutti con un cuore rosso per essere salutati nel prossimo video. E oggi noi saluteremo Clea. Ciao Clea, un bacione. Ciao Clea. Oh, ok, commentate. Abbiamo salutato Clea. Ok, oggi dove siamo, Anto? Dillo a tutti. Diavoletti, oggi noi andremo ad Hogwarts. Eh sì, proprio ad Hogwarts. La scuola di magia. Ma prima di andare nella scuola di magia, Vinci, dobbiamo comprare il materiale. Eh sì. Non siamo pronti per la scuola di magia in questo modo? No, non siamo pronti. Con quel cappello dobbiamo prepararci per la scuola di magia. E poi non ho neanche una bacchetta. Guarda. Cosa? Non hai una bacchetta? Diavoletti, Vinci non ha neanche una bacchetta. Ok. Non va per niente bene. No, dobbiamo andare nel posto segreto dove si comprano tantissime cose. Cosa? Qui c'è un posto segreto? Diagon Alley? Eh sì, dobbiamo andare a Diagon Alley, ma io non so dove si trova. Diavoletti, il passaggio per Diagon Alley potrebbe essere anche in questo cestino. Diagon Alley? No. Forse toccando questo si aprirà un passaggio segreto che ci porterà a Diagon Alley. Vieni, Anto. Ok. No, non si è aperto niente. Nessun passaggio segreto. Oh no, ok, Anto, basta, ci rinuncio. Oh, non troveremo mai Diagon Alley. Dobbiamo trovare Diagon Alley, il posto dove si compra tutto il materiale che ci serve per andare ad Hogwarts. Dietro di te, guarda cosa c'è. Una montagna russa, ma non ci interessa. Vinci? Chi è? Cosa? Se ne vedete uno, avvisatemi. Proprio questa persona TV sta facendo la sicurezza di questo parco per cercare uno skibidi toilet? Cosa? Perché in questo parco ci sono gli skibidi toilet? Cosa? Ok, Vinci, ma noi dobbiamo continuare a divertirci. Ma aspetta, ha detto questa persona che se vediamo uno skibidi toilet dobbiamo urlare. Eh sì, dobbiamo avvisare quella persona che abbiamo visto uno skibidi toilet. Sì, ma non c'è nessuno. No, non ci sono gli skibidi toilet qui. Ok, Anto, ma adesso quella persona mi ha messo ansia perché lo skibidi toilet potrebbe nascondersi anche dietro di me. Vinci, no, non c'è uno skibidi toilet dietro di te. Potrebbe esserci perché quella persona, hai sentito quel messaggio? Ha detto che qui in questo parco si nascondono tantissimi skibidi toilet. Potrebbero essere anche sotto quella macchinina. Ok, andiamo a controllare sotto questa macchina. Diavoletti, controllate molto bene perché se vedete uno skibidi toilet dovete avvisarci. C'è un skibidi toilet qui sotto? No, Vinci, sotto questa macchina non c'è niente. Tanto hai controllato molto bene. Vinci, non c'è niente sotto la macchina. Ok, ma è spaventoso. Adesso ci dirigiamo a Diagon Alley? Sì, Vinci, dai, continuiamo a divertirci. Non possiamo pensare agli skibidi toilet. Io voglio andare ad Hogwarts, alla scuola di magia. Ok. Non è che uno skibidi toilet si nasconde lì dentro? Probabile, andiamo a controllare? Vinci, controlla, controlla. No, è un passaggio chiuso, non c'è nessuno qui dentro. No, non c'è niente. Oh. Cosa? Guarda, Vinci, guarda! Quella persona TV sta controllando veramente se c'è uno skibidi toilet. Quindi oggi è veramente la sicurezza di questo parco. Vinci? Dai, andiamo a divertirci. Non possiamo aiutare quella persona TV a cercare gli skibidi toilet. Bene, Anto, noi dirigiamoci a Diagon Alley. Poi, se vediamo uno skibidi toilet per strada, dobbiamo avvisare quella persona? Vinci? Molto strano, vieni qui. Skibidi toilet mi sta chiamando. Senti? Cosa? È molto buffo. Noi siamo alla ricerca di skibidi toilet e skibidi toilet ti sta chiamando? Ok, diavoletti, io voglio continuare a divertirmi, non voglio rispondere a skibidi toilet. Quindi non risponderemo a skibidi toilet? Devo cliccare rifiuta o accetta? Cosa devo fare?
Secondo me dobbiamo scoprire cosa vuole Skibidi Toilet, no? No, Vinci! Io oggi do una regola. Eh sì, do una regola. Mai rispondere a Skibidi Toilet. Bene, clicchiamo accetta. No, rifiuta! Mai rispondere a Skibidi Toilet. Ecco fatto. Così Skibidi Toilet non mi chiamerà mai più. Ok. Non voglio essere disturbato da Skibidi Toilet. Dobbiamo cercare diagonali. Ti ricordo che noi abbiamo... Voglio diventare un mago. Sì. Oggi voglio andare nella scuola di magia di Hogwarts. E ti ricordo che abbiamo bisogno di tantissime cose. Io ho fatto una lista. Guarda, Vinci, ho fatto una lista. Una lista delle cose da comprare? Ok, Anto, mostra a tutti la lista delle cose di cui abbiamo bisogno per entrare ad Hogwarts. Eh sì, dobbiamo entrare proprio ad Hogwarts, nella scuola di magia. Eh sì, diavoletti, questo castello lo vedrete super gigante, come quest'albero. Non vedo l'ora! Perché saremo proprio nel Dici, mondo. Esiste? Sì, certo che esiste, Anto. Ok, le cose da comprare sono queste. Bacchetta, cappello e un animale magico. Cosa? Dobbiamo comprare un animale magico? Ok, quindi il cappello che ho adesso non va bene perché non è magico? No, il cappello che hai adesso non va bene, non è magico. Ma dov'è Diagon Alley? Diavoletti, non dobbiamo niente di quello che fa parte della tua lista. Infatti non abbiamo niente, ma possiamo trovare tutte queste cose a Diagon Alley, ma non troviamo i negozi magici. Vinci! Vinci! Guarda, mi sta continuando a chiamare, ma adesso perché sembra essere più arrabbiato? Skibidi Toilet, cosa vuole? Perché vuole disturbare la nostra giornata? Noi ci stiamo divertendo, non possiamo risponderti. Vinci, sta continuando a chiamarci. Skibidi Toilet sta continuando a chiamarci. Beh, rispondi a Skibidi Toilet. Vinci, io non voglio rispondere a Skibidi Toilet. Guarda, ha la faccia veramente molto arrabbiata. Beh, ma rispondendo a Skibidi Toilet è l'unico modo... per liberarci di Skibidi Toilet, altrimenti ti chiamerà sempre. No, io rifiuto la chiamata. Diavoletti, ancora? Siete d'accordo con me? Rifiutiamo. Ok, ecco fatto. Ok, non ti chiamerà mai più. Certo. E adesso lancio questo telefono via. Oh, no, è il mio telefono. Anto, Skibidi Toilet continuerà a chiamarti fin quando tu non risponderai a Skibidi Toilet. Vinci, ma adesso noi dobbiamo avvisare la TV. Eh sì, dobbiamo avvisare la TV. Hai ragione, perché Skibidi Toilet sta chiamando, quindi questo significa... Ci sta disturbando! No, ma questo significa che Skibidi Toilet è qui! È qui! In questo momento ci sta anche spiando! Ah! Eh sì, perché ti sta chiamando, quindi questo significa che Skibidi Toilet potrebbe nascondersi anche su quest'albero! Ah! Vediamo le tue occhi ben aperti! Uno Skibidi Toilet è qui nei paraggi! Ah! È dietro di me, Vinci! Ah! È dietro di me? No, non c'è nessuno dietro di te, dietro di me! No, Vinci, non c'è nessuno dietro di te! Diavoletti. Avvisiamo subito sì, la sicurezza. Dobbiamo avvisare la sicurezza perché uno Skibidi Toilet ci sta chiamando. E ci sta disturbando. Sicurezza! TV! Persona TV! Skibidi Toilet ci sta chiamando! Esatto, questo significa Vinci, che mi ha sentito? Non rispondete alle chiamate. Ok. No? Skibidi Toilet potrebbe essere pericoloso. Ok. Se ne avvistate uno, avvisatemi. Ok. Quindi dobbiamo sempre rifiutare le chiamate di Skibidi Toilet. Ha detto quella persona TV che non dobbiamo rispondere a Skibidi Toilet. Avete sentito? Sì, perché ha detto che potrebbe essere pericoloso. Ok, Anto, ma Skibidi Toilet di certo continuerà a chiamarti. E se tu non rispondessi a Skibidi Toilet? Potrebbe rapirmi? Esatto. Ah! Ok, diavoletti. Potrebbe attaccarci, potrebbe fuoriuscire proprio da quella porta. Aiuto. E potrebbe... arrabbiarsi molto perché noi non stiamo rispondendo a Skibidi Toilet, quindi dobbiamo aspettarci di tutto. Ok, Vinci, ma adesso io voglio continuare a divertirmi. Non voglio pensare mica a Skibidi Toilet tutta la giornata. Ok, adesso basta pensare a Skibidi Toilet, basta pensare alla TV persona. Sì, Skibidi Toilet, esci dai nostri pensieri. Bacchetta, animale. Ok, prendi la lista, prendi la lista. Queste sono le uniche cose a cui dobbiamo pensare adesso. Bacchetta, cappello e animale magico. Solo in questo modo potremmo entrare ad Hogwarts. Eh sì, ma Vinci, dobbiamo trovare Diagon Alley, la strada dello shopping della magia. Non troveremo di certo Diagon Alley restando qui fermi. Dobbiamo andare avanti. Vinci, possiamo chiedere un'informazione proprio a... Sì,
uno schiaccianoci. Ok, schiaccianoci, hai sentito parlare di una zona che si chiama Diagon Alley, nascosta qui in questo parco? Dove si possono prendere tutte le cose che sono nella nostra lista, cioè una bacchetta, un cappello magico e un animale magico. Allora? Andate sempre avanti. Andate sempre avanti? Oh, grazie. Grazie mille. Ok, dobbiamo andare sempre avanti per trovare Diagon Alley. Diagon Alley si trova... Oh, lì, lì dentro. Ne sono certo. Clicchiamo qui. No, Vinci, no. Da questa parte. Andiamo oltre queste scale. Vinci, ma non si può passare, è chiuso. Oh. Vinci, dobbiamo andare sempre avanti. Ok, nessuna traccia di Diagon Alley. Anto, tu vedi qualche strada magica? Vinci, quello schiaccianoci ha detto che dobbiamo andare sempre avanti. E andiamo sempre avanti. Sto camminando all'indietro. Anto, stiamo avanzando da tantissimo tempo, ma nessuna traccia di Diagon Alley. Ci sono solamente cestini della spazzatura. Sì, ci sono cestini. Poi lì c'è un robot super gigante. Ok, forse. Mai scoraggiarsi, andando sempre avanti troveremo Diagon Alley. Anto, smettila di andare all'indietro. Potrebbe essere pericoloso, potrei cadere. E sai, se ci fosse uno skibidi toilet dietro di te non lo sapresti mai. Ok, è meglio girarsi. Ok, adesso va molto meglio. Non è che uno skibidi toilet si nasconde lì dentro? Gli skibidi toilet sono molto abili nel nascondersi, quindi potrebbe nascondersi anche lì dentro. È lì, anche lì. Sì, gli skibidi toilet potrebbero essere lì dentro. È lì. Sì, potrebbero essere anche qui dentro. Potrebbero essere nascosti dappertutto, quindi occhi ben aperti anche in quei cestini della spazzatura. Andiamo a controllare. Controlliamo, perché se vediamo uno Vinci, no, toilet, nei cestini, Vinci, nei cestini non c'è niente. Ok, andiamo sempre avanti, Anto. Oh, ciao, però. Vinci, guarda, sta dicendo ciao. Questo significa che ci stiamo avvicinando al mondo di magia, perché questa testa è proprio magica. Vinci, guarda, sta ridendo. Ciao, Yanto. Quindi questo significa che ci stiamo avvicinando ad un mondo magico, perché avete visto tutti, quella testa parla. Ah sì? Quella testa si muove e parla. È fluttuante e parla. Diavoletti? Guardate, fluttua. È una cosa magica. Questa è una cosa magica. Sì, sono super felice. Sì. Diavoletti? Perché ci stiamo avvicinando al mondo magico. Hai visto quella testa parlante, fluttuante? Chissà Vinci. Dove... Io sento... Ok, di certo non senti l'odore di Diagon Alley. Cosa? Vinci, è da quella parte. Vinci, Diagon Alley è da quella parte. Tu dici che dobbiamo oltrepassare quest'arco? Sì. Oltrepassare questo muro. Vinci. Cosa? Abbiamo oltrepassato il muro? Anto. Vinci, dove siamo? A Diagon Alley. Cosa? Diavoletti, siamo arrivati a Diagon Alley. Guardate. Magico. Guarda quel drago lassù. Oh, c'è un drago lì. Ok, Vinci, quindi qui... Oh. Ci sono tutti i negozi per comprare tantissime cose magiche. Vinci, dove sei? Vinci, diavoletti? Vinci, non dobbiamo perderci, dammi la mano. Non dobbiamo perderci, resta con me, perché questo mondo magico potrebbe essere pericoloso. Siamo proprio in un mondo magico, guarda nella vetrina del negozio cosa c'è. Diavoletti, guardate che bello! Ok, siamo proprio in un mondo magico, ci divertiremo tantissimo e qui possiamo comprare tutte le cose che fanno parte di quella lista, Anto. Ti rendi conto? Ok, guarda, ci sono tantissimi negozi magici. Sì, nelle vetrine ci sono cose molto magiche. Perché questa cosa si muove da sola? Anche se non c'è nessuno lì a muovere questa cosa. Ok, diavoletti, abbiamo trovato tutti i negozi magici. Adesso dobbiamo iniziare con la nostra lista. La prima cosa era una bacchetta. Sì. Dobbiamo comprare una bacchetta. Ok. Diavoletti, guardate questo drago, è super gigante. Guardate quel gelato. Vi piacciono i gelati? È tutto super magico. Guarda qui. Guardate qui cosa c'è nelle vetrine dei negozi. Cosa fa questo? Wow, ciao! È super magico. Ok, questo drago mi spaventa, Anto. Io non voglio vedere skibidi toilet, quindi non parliamo mai più di skibidi toilet. No, ma secondo me skibidi toilet non sarà in grado di trovare questo posto. È troppo magico e troppo difficile da trovare. Oh,
Ok, ma io continuo ad avere molta paura di quel drago. È gigante. Io ho un'idea. Secondo me dobbiamo entrare nella Gringot. Sì, la banca. Questa è la banca dei maghi. Cerchiamo di vedere un elfo. Sì, voglio cercare di vedere un elfo. Ok, entriamo nella banca dei maghi. Vinci? Oh, guarda questa maniglia. Wow, è proprio un elfo? Sì. Ok, entriamo in questa banca. Ok, Yanto, stiamo entrando nella banca dei maghi. Guardate. Ok, Yanto, stiamo continuando ad andare avanti. Vinci, diavoletti, non ci crederete mai. Ma lì c'è un elfo. Vinci, abbiamo visto un elfo. Ci sta guardando, ciao. Qui ci sono tantissimi elfi. Non c'è solamente un elfo, ci sono tantissimi elfi. Qui ci sono altri due elfi. Ok, Yanto, ci sta guardando. Ciao. Diavoletti, guardate. Questa è la banca dei maghi. Ma adesso usciamo da questa banca perché dobbiamo... Sì, comprare tante cose. Abbiamo moltissimo da fare, quindi sbrighiamoci perché altrimenti la bacchetta non arriverà da sola. Sì, bacchetta... Abbiamo bisogno di una bacchetta. Sì, bacchetta, cappello e un animale magico. Dentro questa banca non potremo mai trovare una bacchetta. Guardate! Vinci, usciamo da questa banca. Dobbiamo comprare tutte le cose che ci servono. Ok. Abbiamo bisogno di tantissime cose, non possiamo restare qui, forza. Ok, siamo usciti. Wow. Okay, guardando, qui c'è una statua dorata di un elfo. Vinci, adesso hai basta. Visto? Adesso basta pensare alle statue. Guarda questa statua. Wow. Ok, Vinci, ma adesso dobbiamo comprare tutte le cose che ci servono. Guardate, l'ala di questo drago è super gigante. La prima cosa è una bacchetta. Sì, una bacchetta. Dove possiamo trovare una bacchetta? Non lo so, ci sono tantissimi negozi. Bene, andiamo qui, di certo avranno una bacchetta. No, Vinci, questo è il negozio dei gelati. Vinci? Aiuto! Il drago! Diavoletti, sentite il drago? Cosa succede? Cosa succede a quel drago? Perché sta... Vinci, senti il drago? Sta ringhiando. Cosa? Ah! Aiuto! Cosa? Sputa fuoco? Quel drago sputa fuoco, dobbiamo sbrigarci, Vinci. Dobbiamo avere in possesso la nostra bacchetta perché altrimenti non potremo difenderci. E se il drago ci attaccasse? Infatti, noi siamo in un mondo magico, dobbiamo ricordarcelo. Stiamo continuando a cercare il negozio di bacchette, ma per adesso... Vinci! Vinci, aspetta. Guarda! Sì, qui dentro c'è una bacchetta fluttuante. Bacchetta magica, ma secondo me non è in vendita. Tanto siamo nel posto sbagliato. Vinci, sì, è il negozio di bacchette. Guarda, è proprio il negozio di bacchette. Quindi dobbiamo... No, l'entrata è da quella parte. L'entrata è da quella parte. Vinci, ho trovato l'entrata, vieni. Ok, stiamo entrando nel negozio di bacchette. Sì, abbiamo trovato il negozio di bacchette. Tanto ci sono tantissime bacchette. Come faremo a scegliere? Vinci, guarda, questa è una bacchetta. Ma no, non voglio questa. Sì, Anto, sono tutte bacchette, anche questa. Ci sono bacchette dappertutto. Vinci, qui. Guarda, prendo questa bacchetta, ma non la voglio, quindi la rimetto qui. Ok. Diavoletti, dobbiamo comprare una bacchetta. Dobbiamo subito comprare una bacchetta. Vinci, guarda, ci sono tantissime bacchette. Guarda questa. Wow. Ok, non voglio questa. Vinci, guarda questa. Sembra un serpente. Sì, è un serpente. È proprio un serpente, guardando. Ok, Vinci, compro questa bacchetta. Vuoi questa? Ci sono tantissime bacchette qui, possiamo anche controllare qui sotto, guarda. Vinci, guarda questa. Questo che cos'è? È un ippogrifo. Wow, Vinci, questa è bellissima, questa è bellissima. Ok, Yanto, quale bacchetta scegliamo? Dobbiamo completare la nostra lista. Vinci, guarda questa. Wow. Wow. Dai, quale bacchetta compriamo? Non lo so. Abbiamo scelto le nostre bacchette. Adesso le compreremo e ve le faremo vedere. Ok, Yanto, dai, inizia tu. Fai vedere a tutti la bacchetta che hai scelto. La bacchetta che ho scelto è... 3, 2, 1. Wow. Wow. Vinci, ti piace questa bacchetta? È super bellissima. È un osso, sì, è proprio un osso. Ok, io ho la mia bacchetta. Ma adesso siete pronti a vedere la mia? La bacchetta, sì, che ho scelto? Vinci, tutti a guardare perché è super bellissima.
Siete pronti? Voglio vedere la tua bacchetta. Vai, siete Vinci, vai. Siete pronti? Vado? Sì, sì, vai. 2, 1. Oh, che ansia. Cosa? Vinci, ma dove hai preso questa bacchetta? Guardate. Wow, questa bacchetta è super rara. Ok, Anto, adesso abbiamo le nostre bacchette. Non ci posso credere, ma la lista non è ancora completa. Perché abbiamo bisogno Vinci. Del cappello, Vinci. Sì. Skibidi di Toilet mi sta chiamando di nuovo. Lo sapevo. Non possiamo fare un incantesimo su Skibidi di Toilet? Diavoletti, Skibidi di Toilet ci sta disturbando. Sta disturbando la nostra giornata. Vinci, ma aspetta. Adesso è ancora più arrabbiato? Adesso sembra molto arrabbiato, veramente moltissimo. Ok, io rifiuto la chiamata. Io non voglio rispondere a Skibidi di Toilet. Non voglio far rovinare a Skibidi di Toilet questo momento. Skibidi di Toilet, ben non fatto. Chiamarmi mai più. Ben fatto, Anto. Vinci, ok, Anto, ma adesso... Vinci, ma Skibidi di Toilet si stava arrabbiando molto. Avete visto, diavoletti, la faccia di Skibidi di Toilet? Ok, adesso toglierò dai tuoi pensieri Skibidi di Toilet. Meglio. Esatto, adesso abbiamo bisogno. Vinci? Cosa? Qui c'è un libro? Guarda questo libro, si muove! È da una bocca con tantissimi denti aguzzi? Eh sì, questo libro si muove e ha dei denti aguzzi. Ok, siamo proprio in un mondo magico, non credete? Sì, siamo in un mondo magico. Libri con bocche. Ma noi abbiamo bisogno del nostro cappello. Eh sì, guarda, questo non va bene perché non è un cappello magico. Questo non è un cappello magico. Non è un cappello magico. Quindi adesso dobbiamo cercare il negozio di vestiti. Dei maghi? Esatto, credo sia da questa parte, andiamo? Vinci pensa che sia da quella parte. Cosa? Questo è il negozio di dolciumi. Diavoletti, che cos'è questo negozio? Cosa? Wow! Ci sono tantissime cose qui. Vinci, guarda questo. Wow! Cosa? Sembra essere un animale magico quello. Sì, è un animale magico, guarda. Ok. Wow. È un negozio di dolciumi, guarda. Sì, ci sono tantissimi dolci, tantissime caramelle. C'è anche la cioccolata. Guarda. Wow! Ci sono anche i piatti per i dolci. Wow, qui è super bellissimo, ma siamo nel posto sbagliato. Lì ci sono dei gelati, wow! Sembrano magici. Sì, e lì c'è uno scheletro. Questo è un negozio di dolciumi. Quindi siamo nel posto sbagliato. Noi non abbiamo bisogno di comprare i dolci. Adesso abbiamo bisogno di un cappello. Usciamo da questo negozio di dolciumi. Eh sì, questo è il negozio di dolciumi. C'è anche un lecca-lecca qui. Un lecca-lecca gigante. Ok, siamo alla ricerca di un negozio di vestiti. No, questo non è un negozio di vestiti. Guarda, ci sono tantissimi calderoni. Vinci, guarda! Wow, questo calderone sta preparando la pozione da solo? Esatto, non c'è nessuno a girare. Ok, ma questo è un negozio di calderoni? Eh sì, è un negozio di calderoni. Forse lì più avanti, Anto. Più avanti? Sì, ci sono tantissimi negozi, guarda. Guarda! Ci siamo. Questo è il negozio di vestiti. Vinci, quanti cappelli che ci sono! Eh sì, questo è un cappello magico. Ci sono tantissimi cappelli qui. Wow, Vinci, guarda questo! Ok. Quindi siamo nel posto giusto? Sì, siamo nel posto giusto, perché qui è pieno di cappelli magici. C'è anche questo. Guarda questo. Wow! Ok, Vinci. Questo è un negozio di vestiti ed è pieno di cose. Corvo nero! Grifondoro? Siamo proprio nel posto giusto. Siamo nel posto giusto, siamo nel posto giusto. Andiamo da questa parte. Tasso rosso. E voi di quale casata siete? Commentate qui sotto, vogliamo saperlo. Grifondoro, tasso rosso, corvo nero o serpe verde? Commentate perché leggeremo tutti i commenti. Ok, quale casata scelgo? Diavoletti, cosa? La bacchetta mi sta muovendo la mano? Diavoletti, dove mi sta portando? Cosa? La bacchetta ha scelto per me? Quindi saranno le nostre bacchette a scegliere per noi? Vinci, ma aspetta, guarda, sono serpe verde! Ok, ma non sono io che sto muovendo la mia mano e la mia bacchetta che... Cosa? Grifondoro? Cosa? Io sono serpe verde e tu... Sei Grifondoro? Ok, le
nostre bacchette sono sul serio magiche. Sì, le nostre bacchette si stavano muovendo da sole. Ok, diavoletti, è arrivato il momento di indossare i cappelli. Vai, Vinci, indossiamoli. Io sono Serpe Verde. Esatto, ed io? Grifondoro. Wow, Vinci, sei Grifondoro. E poi Anto, lo so, non era nella lista, ma ho dovuto prenderlo. Cosa? Oh, wow, uno zainetto Grifondoro. Wow, questo zainetto Grifondoro è super bellissimo. Ok. Adesso la lista non è ancora completa. Manca? Manca? Ok, abbiamo completato la bacchetta. Abbiamo completato il cappello. E adesso l'animale magico. Ci manca l'animale magico per andare. Quindi dobbiamo subito. Per andare nella scuola di magia ci manca l'animale magico. Io prima. Potrebbe essere una rana, un topo. Potrebbe essere un animale domestico magico. Io prima ho visto un serpente gigante, quindi so dov'è la zona degli animali magici. Vieni da questa parte, Anto. Ok, io non ci posso credere. Noi siamo a Diagonale. Guardate quel drago. E noi abbiamo un cappello, una bacchetta ed io uno zainetto. Guarda, questo è il negozio di animali. Vinci, guarda! È una rana super gigante. Si muove? Sta guardando. Ehi, ciao! Vuoi essere il mio animaletto magico? Vinci, aiuto! Sembra abbia detto di sì. Vuoi prendere una rana? Sì, è bellissima. Vinci, ci sono tantissimi animali magici. Ci sono proprio tantissimi animali magici. Ok, quale sarà la tua scelta, chissà? Anto, dov'è che vai? C'è anche un serpente super gigante. Cosa? Cosa? Si sta avvicinando? Ok, Anto, ci allontaniamo? Diavoletti, questo serpente si sta avvicinando. Ok, diavoletti, dobbiamo allontanarci. Ok, dobbiamo entrare in questo negozio. Entriamo in questo negozio di animali. Ok, Vinci, dobbiamo. Ci sono tantissimi animali, guarda. Questo è un ragno super gigante. Wow, è super magico. No, okay. C'è un furetto. Wow! Vinci, questo furetto è super gigante. Ed è super bellissimo. Ok, Anto, tu quale animale scegli? Perché qui ci sono tantissimi animali molto carini. Oh, Vinci, questo è un cane a tre teste. Eh sì, questo cane ha tre teste. È proprio un animale magico. E qui c'è una piantina. Okay. Ci sono tantissimi animali. Non so quale animale scegliere. Ne sono tantissimi. Diavoletti, guarda. Qui ci sono tantissimi animali. E vedrete la nostra scelta fra 3, 2, 1. Vinci, guarda, io ho preso un topolino. Wow, questo sarà il tuo animaletto magico? Sì, questo sarà il mio animaletto magico ad Hogwarts. Ok, siete pronti a vedere il mio animaletto? Oh, è così carino. Ok, dove vai? Oh, che carino, ho trovato la sua posizione. Ma okay, adesso preparatevi. Il mio animaletto resterà sulla mia spalla per sempre? Sì, perché adesso è il tuo animaletto magico. Ok, Anto. Ma adesso scoprirete l'animale domestico di Vinci. Vinci? Cosa? Un serpente super gigante? Ok, abbiamo preso gli animali domestici. Skibidi Toilet sta continuando a chiamarmi. Vinci, non voglio rispondere, non voglio rispondere. Rifiutiamo la chiamata, anche se si sta arrabbiando molto. Sì. Ok, Vinci, e adesso cosa dobbiamo... Cosa? Una lettera? Vinci, qualcuno ci ha inviato una lettera. Ok. Adesso siete pronti per andare ad Hogwarts? Eh sì, Anto, perché noi qui non siamo ad Hogwarts, siamo a Diagonale. Sì, ci siamo divertiti molto, ma abbiamo comprato tutti gli oggetti necessari per... andare ad Hogwarts. Esatto. Diavoletti, adesso siamo pronti, quindi andiamo. Prendiamo il nostro treno. Andiamo a prendere il treno per Hogwarts. Non vediamo l'ora. Ok, diavoletti, adesso voglio mostrare un incantesimo a Vinci. Hai imparato un incantesimo? Sì, Vinci, mettiti qui e guarda bene quell'ombrello. Ok. Ecco fatto. Guarda, Vinci, è uscita dell'acqua. Guarda cosa ho imparato io. Cosa hai imparato? Vinci? Wow, diavoletti, Vinci sta muovendo con la bacchetta quello? Ok. Ma non è finita qui, guarda. Adesso cosa vuoi mostrarmi? Cosa fai?
Adesso si sta rompendo? Adesso dobbiamo prendere un treno che non ha mai visto nessuno. Ok, stiamo entrando. Adesso passo. Cosa? Sei passato oltre quel muro? Ok, tocca a me. Cosa? Siamo entrati nel muro? Vinci, adesso dove ci sta portando? Diavoletti, stiamo per andare. Vinci, guarda, qui ci sono le valigie. Lì c'è un gufo. Ciao, gufo. Ok. Questo gufo si muove? Ed è super bellissimo. Il treno sta arrivando? È questo il treno che dobbiamo vedere? Sì, Vinci, è questo. Vinci, è arrivato il treno. Ok, diavoletti, adesso dobbiamo salire sul treno. Sono super in ansia. Vinci, guarda. Le porte si stanno aprendo? Sì, sono tutte aperte. Ok, stiamo salendo sul treno. Ok, siamo nella nostra cabina. Ok, Yanto, adesso stiamo per arrivare ad Hogwarts. Sì, stiamo per arrivare ad Hogwarts. Si stanno chiudendo le porte. Il treno sta partendo, guarda Vinci. Wow. Adesso cosa succede? Non vedo l'ora, Vinci, non vedo l'ora di arrivare ad Hogwarts. Anch'io. Wow, qui c'è un gufo. Ok, Vinci, ma quando arriva? Quanto tempo ci vuole? Io continuo a guardare, Vinci, perché qui è così bello. È bellissimo. Vinci, guarda. Ok, noi stiamo continuando a viaggiare. Vinci, c'è una tempesta qui, guarda. Cosa succede? Non capisco. Diavoletti, ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una tempesta. Vinci? Guarda! È un mostro? Vinci? Ok. Cosa è successo? Non lo so, ma lì fuori c'era qualcuno di molto spaventoso. Non è che era Skibidi Toilet? Ok. Ma meno male è andato via. Vinci, stiamo per arrivare ad Hogwarts. Guarda, lì c'è il castello. Ok. Il treno si è fermato. Ehi, ciao! Ok, adesso possiamo uscire perché siamo arrivati. Siamo ad Hogwarts, ok, zainetto. Non vedo l'ora di vedere il castello. Andiamo? È stato così bello. Sì, sì, ma adesso siamo arrivati ad Hogwarts e stiamo per vedere tutto il castello magico. Ok, Yanto, siamo appena usciti dal treno. Non vedo l'ora di vedere il castello di Hogwarts. Sì. Tutti non vediamo l'ora di vedere il castello di Hogwarts. Wow, c'è la neve qui. Ok, adesso dobbiamo andare sempre avanti per trovare il castello. Quindi, Topolino, non devi scocciarti. Fra poco arriveremo alla scuola di magia. Vinci, guarda questo pupazzo di neve. Wow, siamo proprio... Siamo arrivati ad Hogwarts? Eh sì, ce l'abbiamo fatta finalmente dopo tantissimo tempo. Diavoletti, siamo arrivati ad Hogwarts. Guardate, questo è il castello. Ok, adesso dobbiamo entrare. Entriamo nel castello di Hogwarts. Siamo arrivati a scuola! Guardate. Proprio ad Hogwarts. Sì, siamo proprio quasi all'entrata. No, adesso ci siamo. I diavoletti vedranno qualcosa di super bellissimo. Qui ci sono tantissimi ritratti. Sì, ci sono i ritratti. I ritratti parlanti? Ok, andiamo sempre. Questa scuola è veramente magica. Eh sì? Ci sta guardando. Sì, quel quadro ci stava guardando. Siamo proprio ad Hogwarts. Questo è l'ufficio del preside. Guardate, questo quadro mi risponderà. Ok, Vinci, scappiamo. Scappiamo, si sta arrabbiando. Non posso arrabbiare quel quadro? Si sta arrabbiando. Guarda, Skibidi Toilet ancora. Mi sta chiamando ancora. Ancora? Ok, questa volta dobbiamo rispondere. Dai, basta. Diavoletti, stiamo per rispondere a Skibidi Toilet. Ok, 3, 2, 1... Visto che mi hai fatto arrabbiare, adesso ti farò trasformare in Skibidi Toilet. Cosa? Adesso. Cosa? Canto.
Adesso sei schibi di toilet? Oh no! Guardate, diavoletti! Eh? No, Anto, adesso è schibi di toilet! Adesso la tua è una schibi di toilet! Devo subito eliminare Anto schibi di toilet! Cosa? Ok, quindi questo personaggio, ricordate, elimina tutti gli schibi di toilet, quindi... È per questo che adesso vuole eliminare Anto, ma no! Dobbiamo proteggere Anto schibi di toilet, perché... Non è un vero schibi di toilet. Quello schibi di toilet arrabbiato ha trasformato Anto in uno schibi di toilet. Quindi tu non eliminerai Anto schibi di toilet. Ok, Anto, ma adesso devi salire su quella montagna russa. No, Vinci, oggi niente montagne russe. Guarda, niente, guarda. Niente montagne russe oggi. Oggi incontreremo tantissimi personaggi, perché sai che siamo in un parco bellissimo dove ci sono tantissimi personaggi. Fammici pensare, c'è... Ci sono i Simpson, c'è Shrek, c'è Scooby-Doo, poi potrei continuare all'infinito, ci sono anche i Minions, c'è di tutto in questo parco, dobbiamo incontrare tutti. Ok, diavoletti, oggi Vinci vuole incontrare tantissimi personaggi. Iniziamo dal mondo dei Minions. Wow, i Minion! Diavoletti, voglio subito incontrare i Minion, che bello! Ci sono i Minions qui! Minions! Cosa? Diavoletti, cosa succede al mio telefono? Schibidi? Diavoletti? Cosa? Vinci, aspetta! Ciao, Anto. Vuoi andare un attimo lontano da Vinci? Un attimo lontano da Vinci? Vabbè. Anto, cosa succede? Aspetta! Dobbiamo andare a vedere i Minion. Ok. Adesso sono da solo. Devo dirti una cosa importante. Cosa? Io non voglio sapere, non voglio sapere niente. Non vuoi sapere niente? No, non voglio parlare con te. Non vuoi parlare con me? Guarda che mi sto arrabbiando. Cosa? Ok, andiamo. Devo dirti una cosa. No, schibi di toilet. Non andare via. Ehi! Ehi. No! Aspetta. No! Diavoletti? Ma cosa vuole dirmi schibi di toilet? Perché ha insistito? Oh, io non voglio sapere la cosa importante di schibi di toilet. Non voglio. Oh, Vinci, dove sei? Non è che schibi di toilet ha rapito Vinci? Ehi, Vinci, eri proprio qui. Oh no, perché ho lasciato Vinci? Qui. Oh, Vinci. Anto, cosa facevi? Niente, ero un attimo in bagno. In bagno? Sì, ero un attimo in bagno, mi scappava la plin plin. Io ti ho visto lì che stavi parlando con un telefono. No, non stavo parlando con un telefono. Ok. Ok, Vinci, andiamo ad incontrare tantissimi personaggi. Sì, è proprio quello che stavamo per fare, ma tu poi sei andato via di corsa e ti ho visto molto sospetto, Anto. Sicuro che non succede niente? No, non sta succedendo niente, non preoccuparti. Niente di niente. Diavoletti, ho bisogno un attimo di voi. Schibi di toilet, cosa vuole dirmi? Vuole dirmi una cosa importante? Diavoletti... Oh, Vinci, niente, stavo dicendo ai diavoletti che il 5 luglio è il tuo compleanno. Oh sì, perché diavoletti non lo sapete? Certo che lo sapete tutti. Se lo sapevate, commentate qui sotto, il 5 luglio è il mio compleanno, ok? Sicuro che stavi dicendo questo ai diavoletti? Sì, il 5 luglio è il compleanno di Vinci, quindi preparatevi per gli auguri. Esatto, tantissime dediche giganti. Ok, Vinci, dove si possono incontrare i Minions? Anto, guarda lì. Cosa? I Minions! Diavoletti, adesso incontreremo tantissimi personaggi, quindi restate con noi. Chissà cosa voleva dirmi schibi di toilet. Anto, niente. Guarda, c'è un Minion lì. Wow! Vinci, c'è proprio un Minion. Oh, è super bellissimo. Diavoletti, oggi vedremo tantissimi personaggi. Sì. Guardate, lì c'è proprio un Minion. Ok, abbiamo proprio incontrato un Minion nella vita reale. Ed è super gigante e bellissimo, non credi? Sì, è super bellissimo. Wow. Diavoletti, guardate, sta scattando le foto con tutti. Wow. Muove anche gli occhi. Guardate i suoi occhi. Ok, diavoletti? È proprio un Minion, sì. Personaggi da incontrare, quindi cosa aspetti? Dai, andiamo! Ok, diavoletti? Vinci vuole incontrare tantissimi personaggi. Tantissimissimi,
diavoletti, non potete capire la marea di personaggi che c'è in questo parco. Ci sono tanti... Ma aspetta, Vinci, devo dire una cosa ai diavoletti! Ok, diavoletti, ho veramente molta paura. Adesso sono nascosto, sì, sono nascosto qui dietro. Ma perché Skibidi di Toilet era proprio sul mio telefono? Cosa voleva da me? Ehi! Chi è che mi sta toccando, Skibidi di Toilet? Vinci! Sei tu, ok? Niente. Sei molto sospetto oggi, sei veramente... Niente, ci sto preparando una sorpresa per te. Per il mio compleanno? Sì, per il tuo compleanno. Oh sì, lo sapevo. Anto, ma guarda lì cosa c'è, corri. Un altro personaggio? Wow, guarda cosa c'è lì. Diavoletti? Ma cosa sta facendo? È un robot super gigante? Super gigante. Wow. Ciao, ciao robot. Sì, sta andando via. Oh, ci sta salutando. Ciao, ciao, robot. Guarda i piedi giganti. È proprio un robot. Ok, Anto, ma adesso ci sono tantissimi altri personaggi. Aspetta, sta andando via. Ciao, ciao, robot. Ciao, ciao, robot. Ok, è entrato lì dentro. Vinci, quindi abbiamo incontrato un minion e un robot. Ma non è abbastanza, ci sono tantissimi personaggi che tu non immagini nemmeno. C'è anche Scooby-Doo mega gigante. E poi c'è Shrek. Shrek? Eh sì, ed è mega gigante. Wow. Oh, ci sono personaggi bellissimi. Ok, diavoletti, adesso fermiamoci un attimo. Ma che cosa mi nasconde? È molto sospetto. Io sto sospettando qualcosa. Quindi dovete restare con me perché dobbiamo scoprire cosa ci nasconde Anto. O forse voi lo sapete. Cosa, diavoletti, non ditemi che siete complici. Andiamo. Dai, Vinci, andiamo ad incontrare i personaggi. Vieni, dai, ci sono tantissimi personaggi qui. Sì. Ok, Anto, stai bene? Sì. Oh, sì. Vinci, guarda questa macchina che bella. Ok, Anto, sta anche cambiando discorso. Anto, torna qui. No. Dai, andiamo ad incontrare i personaggi. Dai, vieni, Vinci, dai. Non pensarci. Ok, okay. Dove diavoletti? Sono gli altri personaggi? Diavoletti, potrebbero essere anche nascosti in questo cestino della spazzatura. Sono tantissimi e potrebbero essere nascosti dappertutto. 3, 2, 1. Personaggi? No, qui dentro non ci sono neanche rifiuti. Ok, non c'è niente qui dentro. Bene, andiamo sempre avanti. Di certo sono sparsi per il parco, quindi troveremo qualche personaggio in men che non si dica. No, sono stato punto da un'ape. Non è vero. Ok. Perfetto. Ci sono tantissime macchine qui. Guarda questa macchina. Ha una fiamma. Wow. È super bellissima questa macchina. Ok, Anto, ma tu vedi qualche personaggio? Perché io non riesco a vedere nessuno. Non c'è nessun personaggio. Anto, ma non devi cercare nei cestini della spazzatura, sono per strada. Controlla su un albero, certo, come no. Come potrebbe mai un personaggio mega gigante nascondersi su un albero? Diavoletti, diavoletti, io sento che oggi sta per succedere qualcosa. Oh, sento che oggi sta per succedere qualcosa di molto brutto. Quindi restate con me. Oh, niente, amici, niente. Ok, diavoletti, Anto è molto sospetto. Sì, aspetta, arrivo, devo dire una cosa ai diavoletti. Ok, diavoletti, Anto è molto sospetto. Sì, adesso arrivo. Ma secondo me voi sapete qualcosa, ok? È lei che mi sta aspettando e sta facendo finta. Sì, sta facendo come se niente stesse succedendo, ma io so che sta succedendo qualcosa. Ok, andiamo. Vinci, volevo farti vedere un dinosauro mentre dorme. Un dinosauro che... Dorme, sì. Guarda, questo dinosauro sta dormendo e non dobbiamo disturbarlo. Guardate, diavoletti, non toccare. Qui c'è scritto non toccare. Okay. Questo dinosauro gigante, non possiamo disturbarlo, sta dormendo. Guarda le sue corna, sono mega appuntite e lunghissime. Ok, Vinci ha delle zampe super giganti, ma non possiamo toccarle, non se no... Non posso accarezzare questo dinosauro mega gigante? Vinci, si sveglia. Questo dinosauro è super bellissimo, ma dobbiamo stare zitti, perché potrebbe svegliarsi. Oh no, dopo potrebbe alzarsi e sai che questo dinosauro è mega gigante, guardatelo. Vinci! Guarda la sua bocca! Wow, non ho mai visto un dinosauro in vita mia! Veramente super gigante, sono super felice! Quindi tu sei felice? Sì, abbiamo incontrato tantissimi personaggi! Tu sei felice oggi? Non molto, sì!
Ok, molto sospetto. Fra poco incontreremo tantissimi personaggi, quindi restate con noi. Vinci, lì c'è una testa. Sì, c'è una testa di dinosauro, ciao. Ok, andiamo avanti. Magari Vinci. Troviamo un personaggio. Vieni a vedere chi c'è. Vieni a vedere chi c'è. Ok, diavoletti, ho messo la mano davanti la telecamera, perché lì c'è qualcuno. Sì, lì c'è proprio qualcuno che conoscete tutti. Adesso vi lancio una sfida. Di chi è questa macchina? Commentate qui sotto. 3, 2, 1. Eh sì, è da questa macchina sono usciti questi personaggi. Eh sì, la squadra di Scooby-Doo. Guardate. Ma dov'è Scooby-Doo? Scooby-Doo non c'è. No, Scooby-Doo non c'è. Ok, ma non c'è Scooby-Doo? No, non c'è Scooby-Doo. Forse è dentro la macchina e non vuole uscire. Ok, controlliamo. Forse Scooby-Doo si trova qui dentro. Ehi, hey, Scooby-Doo, ti trovi qui dentro? Diavoletti, vedete Scooby-Doo in questa macchina? Non c'è? No, Vinci, non c'è. Oh, ma dai, manca proprio Scooby-Doo. Guardate, Anto, vieni. Manca Scooby-Doo, qui c'è la sua statuetta, ma nessuna traccia di Scooby-Doo nella vita reale. Ok, Vinci, io devo andare un attimo in bagno. Sei sicuro di star bene, Anto? Sì, devo andare un attimo in bagno. Non è vero, voglio scoprire di più sul mistero di Skibidi Toilet. Vinci, io vado un attimo in bagno, va bene? Ok. Aspettami qui, Vinci, aspettami qui. Vinci, non muoverti, se no potremmo perderci. E dopo, io come farò a trovarti? Resta qui. Vinci, vai, spostati, spostati. Resta qui, vicino alla macchina di Scooby-Doo, va bene? Ok. Diavoletti, stiamo incontrando tantissimi personaggi, ma io non sono felice. No, oggi non sono per niente felice. Perché Skibidi Toilet mi sta rovinando la giornata. E io non capisco il motivo. Voi avete capito il perché? Cosa vuole dirmi Skibidi Toilet? Forse oggi scopriremo il segreto di Skibidi Toilet? Dai, andiamo un attimo in bagno. Andiamo! Dobbiamo scoprire cosa mi nasconde Anto. Adesso dove sta andando? Ok, entriamo in bagno. Ok. Diavoletti? Sono in bagno, sì. Sono proprio in bagno. Adesso è arrivato il momento di parlare con Skibidi Toilet. Eh sì, non è che Skibidi Toilet esce da quel water? No, non c'è niente in quel water. Non c'è proprio niente. Cosa? Diavoletti? Perché all'improvviso il water ha tirato lo sciacquone da solo? Ok. Cosa? Di nuovo? Skibidi Toilet, di nuovo, vuole parlare con me? Anto, sono Skibidi Toilet. È inutile continuare ad incontrare personaggi. Come fai a saperlo? Io ti sto spiando. Mi stai... Adesso che sei in bagno, possiamo parlare. Cosa? Posso dirti una cosa importante? No! Perché mi rispondi sempre no? Diavoletti, devo andare via. Devo andare... Diavoletti, ok? Devo scappare. Ok, devo ritornare subito da Vinci. C'è un grandissimo problema. Non è che Skibidi Toilet questa volta ha preso Vinci? Vinci, dove sei? Oh no, non è che Vinci si nasconde dietro quella pianta? Eh sì, potrebbe essere dietro quella pianta. Andiamo a controllare. Diavoletti, Skibidi Toilet potrebbe essere molto pericoloso. Dobbiamo stare molto attenti. Molto, ma molto attenti. No, non c'è nessuno dietro questa pianta. Ok. Questa volta ho perso per sempre Vinci. Vinci, dove sei? Ok, il robot è uscito. Cosa? Sta ballando? Ciao, robot! Ok, quindi il robot è uscito da quel garage? Wow! È proprio un robot! Ma noi adesso dobbiamo cercare Vinci! Vinci, dove sei? Vinci! Vinci! Aspettate, forse vedo Vinci! Cosa? Non è Vinci! Dora l'esploratrice? È lì chi c'è? Wow, non ho mai visto Dora l'esploratrice! Oh, ciao Dora! Oh. Oh! Sta ballando? Oh! Ciao! Avete visto Vinci?
Stanno continuando a ballare. Aspettate, ma forse Vinci è vicino alla macchina? Eh sì? Ok, Vinci doveva essere proprio qui. Cosa? Allora Skibidi Toilet ha rapito Vinci. Ok, vediamo se qualcuno ha visto Vinci. Dobbiamo chiedere alla squadra di Cosa? Scooby-Doo? Diavoletti? Scooby-Doo è uscito dalla macchina? Non ci posso credere! Non ci posso credere! Abbiamo perso Vinci? Vinci! Cosa? Ma perché Vinci si nasconde dietro i cestini? Ehi, Vinci! Cosa ci facevi qui dietro? Stavo cercando la mia ciabatta. È scomparsa. Avevi perso la tua ciabatta? Sì, l'ho appena trovata. L'hai appena trovata? Molto strano. E tu dov'eri? Vinci, ero un attimo in bagno. No, ci hai messo fin troppo tempo. Ero un attimo in bagno. Oh, c'era troppa fila. Sì? Fila, oh, Vinci, dici? Guarda queste stelle. Wow, ok, saltiamo su queste stelle. Uno, due, go! Vinci, ma... Io ho incontrato Dora l'esploratrice. Vuoi incontrare anche tu Dora? Sì, dov'è? Era proprio lì. Vieni con me. Andiamo. Oh, Vinci non ha mai visto Dora l'esploratrice? Da quella parte? Sì, da quella parte. Lunga strada. Ok, restate con me, stiamo per incontrare... Vinci sta andando via! Vinci, guarda! Dora l'esploratrice sta andando via, mi dispiace! Oh no! Dora, no! Dove vai? Mi dispiace, Vinci. Oh. Abbiamo fatto una lunghissima strada per nulla. Eh sì, Dora non c'è più, mi dispiace, Vinci. Ma prima c'era. E mi ha anche dato un 5. Sul serio? Sì. Ok, Yanto. Ma adesso ci sono ancora tantissimi personaggi qui. Non abbiamo visto ancora niente. Tantissimi personaggi? Ma dove? Qui non c'è niente. No, non intendevo proprio qui. Ma qui nel senso... In questo parco. Ok. Secondo me Anto mi sta nascondendo qualcosa. È molto strano. È molto sospetto. Cosa? Dove va? Seguiamo Anto. Va. Spiamo Anto. Sta continuando a parlare con quel telefono. Ma chi c'è lì dentro? Chi c'è lassù? Skibidi Toilet. Che c'è, Vinci? Hai per caso nominato Skibidi Toilet, tanto? No, Vinci, Skibidi Toilet non esiste qui. Mm-hmm, io ho proprio sentito SKI Skibidi Toilet. No, Vinci, non ti preoccupare. Dai, andiamo ad incontrare gli altri personaggi, va bene? Ma secondo me tu mi nascondi qualcosa. Ma perché pensi che io ti stia nascondendo qualcosa? Tu continua a dire di no, ma io... Sto scoprendo cosa. Wow! Una mela caramellata Minion! Una mela caramellata Minion? Ma non l'ho mai vista prima d'ora. Vi piace, diavoletti? È così bella! Ok. Adesso diamo un morso. Diamo un morso a questa mela caramellata! È proprio una mela caramellata dei Minions? Vinci, ma cosa mi succede? Ok, ma volete vedere cosa ho comprato io? Vinci, cosa hai comprato? Qualcosa di molto raro. Wow, che buona questa mela. Vai Vinci, fammi vedere cosa hai comprato. Macaron Minion. Wow. Una mela caramellata Minion. E un macaron Minion. Oh, dai un morso. Molto buono, vero? Buonissimo. Ok, abbiamo finito. Io ho finito il mio macaron. E tu hai finito la tua mela caramellata, adesso dobbiamo andare... Anto? Che c'è? Dimentichi la nostra missione di oggi? Incontrare tantissimi personaggi! Non è quello che stiamo facendo adesso, stiamo solamente mangiando, quindi adesso... No, ok, personaggi, dove siete? Personaggi, siete qui dietro? Oh? Diavoletti, dobbiamo incontrare tantissimi personaggi. Ma Vinci non sa che io sto parlando con Skibidi Toilet. Anto, hai visto un personaggio? No! Personaggi? Cosa? Lì c'è un personaggio? Vinci non è un personaggio, è un uccello super gigante. Cosa? Questo non è un personaggio. No,
è soltanto una testa di un pagliaccio mega gigante. E si muovono anche gli occhi. Vinci, guarda la sua bocca super gigante. Wow. Wow, Vinci, guarda. Siamo nella casa di SpongeBob. Cosa dici? Ad incontrare tantissimi personaggi, diavoletti, resterete a bocca aperta. Secondo te qui dentro si nasconde SpongeBob? Vinci? Non c'è SpongeBob. Patrick e Squiddy. Ciao Patrick, ciao Squiddy. Patrick e Squiddy. Sì, abbiamo incontrato Patrick e Squiddy. Sì, sono super giganti. Ciao Squiddy. Che bello! Ok, Yam to Squiddy. Sì, ciao. Ciao. Siamo a casa di SpongeBob. Ok, siamo proprio a casa di SpongeBob, ma cosa ci facciamo qui? Qui c'è la sua lumaca, ma SpongeBob non c'è. Qui c'è Gary? Sì, ma SpongeBob non c'è, guarda. No, nessuna traccia di SpongeBob. Uffa. Aspetta, forse lì c'è SpongeBob. Dove? Wow, no, c'è solo il suo peluche. Abbiamo visto solo il peluche di SpongeBob. Ma non c'è SpongeBob nella vita reale? Vinci, vuoi vedere faccio una magia? Sì. Io farò diventare SpongeBob reale. No, non ci riuscirai mai. Non ci riuscirò mai? Come fai? Vinci, adesso farò diventare questo peluche di SpongeBob reale. No, 3, 2, 1, peluche di SpongeBob diventa reale. Wow! Ciao! Avete visto? C'era proprio SpongeBob. Io sto nascondendo un segreto. Cosa hai detto? Niente. Ok, dai, usciamo ed incontriamo altri personaggi. Oh, questa è la casa di Squiddy. Guardate, qui c'è la porta. Wow. No, non c'è nessuno. Ok, usciamo. Vinci, appena siamo usciti abbiamo incontrato Shrek. Okay. Non ci posso credere. Te l'avevo detto che qui ci sono tantissimi personaggi. Ce ne sono tantissimi. Ok, Vinci, io devo andare un attimo in bagno. Ancora, Anto? Questo è molto sospetto. Adesso sì che è molto sospetto. Di nuovo in bagno? Io non credo che Anto stia andando di nuovo in bagno. Quindi adesso dobbiamo nasconderci dietro questi cespugli e spiare Anto che... Ok, diavoletti, mi sono nascosto perché voglio scoprire cosa vuole dirmi Skibidi Toilet. Eh sì, una volta per tutte. Io voglio scoprire cosa vuole dirmi Skibidi Toilet. Quindi, Skibidi Toilet! Cosa? Skibidi Toilet? È di nuovo qui? Oh, mi ha risposto. Oh, ok. Adesso cosa vuoi dirmi? Cosa vuoi dirmi? Non ho molto tempo, sbrigati. Ciao, Anto. Sono Skibidi Toilet. Sì. Adesso mi sto arrabbiando. Cosa? Devo dirti una cosa. Ok. Posso dirti una cosa? Sì, puoi dirmi una cosa. Vuoi trasformarti in uno Skibidi Toilet? Oh, sì, voglio trasformarmi! Va bene, allora se vuoi diventare uno Skibidi Toilet, devi guardare questo video. Devo guardare questo video? Diavoletti, io diventerò uno Skibidi Toilet? Quindi non avrò più le gambe? No, io non avrò più le gambe. Non avrò più una pancia? No, non avrò più la pancia. E non avrò più le mani? No, non avrò più le mani. Io diventerò uno Skibidi Toilet? Wow, è bellissimo! Sì, ok, e se vogliamo trasformarci in uno Skibidi Toilet, dobbiamo guardare questo video. Quindi, diavoletti, adesso io guarderò il video per trasformarmi in uno Skibidi Toilet. Iniziamo. Cosa? Lì c'erano le telecamere. Diavoletti, cosa succede? Skibidi? E adesso? Diavoletti, cosa sta succedendo in questo video? Cosa? Adesso mi trasformerò in uno Skibidi Toilet? Sono Skibidi Toilet? Adesso sei uno Skibidi Toilet. Attenzione al TV Man.
Ok, dobbiamo scoprire cosa mi nasconde Anto. Cosa? Diavoletti? Cosa è successo qui? Questo è il telefono di Anto, ma cosa ci fa qui a terra? Non capisco. Guardate cosa c'è dietro di me. Cosa? Diavoletti? Ciao. Oh no, non è un semplice skibidi toilet. E Anto? Ma perché uno skibidi toilet adesso? Cosa ti è successo? Chi ti ha ridotto così? Ok, quindi questo è quello che mi nascondeva Anto. Sono io! Non sembri essere tu? Sei uno skibidi toilet adesso? Oh no, è terribile! Cosa succederà? Cosa? Perché sul telefono di Anto è apparso un ufficio? Cosa sta per succedere adesso? Non capisco, restate con me. Questo suono. Una TV vivente. Attenzione. 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 Cosa allarme. Succede? Allarme. Per cosa? È stato avvistato uno skibidi toilet in questo parco. No, no, è un errore. Come ti chiami? Io sono Vinci. Ma è un errore perché... Ok, adesso arrivo. Devo eliminare lo skibidi toilet in questo parco. No, no. Sto arrivando. No, non venire qui perché è un errore. Non è un vero skibidi toilet, è Anto. Cosa? Non devo farlo? No. Questo è il mio lavoro. Devo eliminare tutti gli skibidi toilet. Cosa? Mi dispiace. No. Ok, diavoletti. Cosa? È sparito da questo ufficio, quindi significa che questa TV vivente adesso sta arrivando qui? Oh no, è terribile. Non può farlo, perché Anto non è un vero skibidi toilet. Ma perché sei uno skibidi toilet, Anto? Perché lo hai fatto? Vinci, devo nascondermi. Non ho tanto tempo. La TV è già lì e vuole eliminarti, Anto. Nasconditi, ok? Questa TV non può eliminare Anto perché non è un vero skibidi toilet. Wow, ce l'hai fatta! Vinci, guarda! Ok, sono tutto dai. Bagnato! Come ti senti? Non mi sento molto bene, mi sento bagnato! È ovvio, sei andato sotto quella cascata, Anto. Ho bagnato tutti i miei vestiti! Ok, Anto, ma oggi cosa facciamo? Guarda, qui c'è una statua senza testa. Cosa? Perché questa statua non ha la testa? Guarda, lì c'è, qui no. Ok, diavoletti, noi siamo nel bel mezzo della foresta. Esatto. E oggi andremo ad esplorare tutta la foresta insieme. Ok, Vinci, quindi tu vuoi esplorare tutta questa foresta? Sì, certo, dobbiamo andare proprio qui dentro. No, Vinci, non andare! Aspetta un attimo! Adesso dobbiamo salutare Luca. Ciao, Luca! Ciao, Luca, un bacione! Sì, se volete essere salutati nel prossimo video, commentate con un cuore rosso! Ok, diavoletti, adesso tocca... Ok, Anto, dai, alzati che dobbiamo andare nella foresta. Ok, andiamo ad esplorare questa foresta. Ma non è che in questa foresta si nasconde skibidi toilet? Cosa skibidi toilet? Dovrebbe essere in bagno, Anto, non in una foresta. Ok. Ehi, ciao statua. Tu parli? Hai un naso, hai degli occhi. Diavoletti, questa statua parla? No, non parla. Ciao. Vinci, hai detto tu ciao? No. Vinci, hai detto tu ciao? Hai detto tu ciao? Non ho detto io ciao, vero diavoletti che non ho detto io ciao? Questa statua ha parlato. Questa statua ha parlato? Oh no, ci sono anche statue parlanti in questa foresta. Bene, sarà una giornata molto entusiasmante, quindi diavoletti restate con noi. Aspetta Vinci, voglio fare una domanda a questa statua. Bene, quindi vogliamo dialogare con questa statua? Sì. Voglio parlare con questa statua perché questa statua ha la bocca. Ok, statua, quindi siamo qui per farti delle domandine. Dai, allora, Anto, inizia. Statua, in questa foresta si nasconde skibidi toilet? Non è una domanda pertinente. Sì. Sì? In questa foresta si nasconde skibidi toilet? Ok, tu hai visto skibidi toilet qui? Vinci, ma perché sta ridendo adesso? Questa statua sta ridendo, si sta prendendo il gioco di noi. Cosa? Questa statua ci sta prendendo in giro? Bene, ciao. Non sei divertente? Ci sono tantissime statue, vieni a vedere. Questa è un'altra statua? Cosa? Vediamo se anche questa statua parla. Dai, prova a chiedere qualcosa. Vinci, sì. Queste statue parlano perché hanno un naso, hanno degli occhi e hanno una bocca. Ok, aspetta, adesso chiedo qualcosa.
C'è Skibidi Toilet in questa foresta? Perché non rispondi? Ehi tu, perché non rispondi? Vinci, secondo me non tutte le statue ti rispondono. Forse quella dietro di te sì, allora. Quella? Diavoletti, ma questa foresta sì. Proprio questa foresta è piena di statue. E forse c'è anche Skibidi Toilet qui? Oppure quella statua c'è solamente presa in giro? Forse Skibidi Toilet? Forse Skibidi Toilet si nasconde qui dentro, dentro questo cestino. Ok, io non mi avvicino. Avvicinati tu. Ok. Diavoletti, controlliamo in questo cestino. Cosa? No, Skibidi Toilet non c'è qui dentro, Vinci. Non c'è nessuno? No, Vinci, non c'è nessuno in questo cestino della spazzatura. Ok, ma adesso chiediamo a questa statua se ha visto passare Skibidi Toilet da questa parte. Ok, qui c'è un'altra statua. Allora, ciao! Vogliamo farti una domanda. Per caso hai visto Skibidi Toilet? Sai, il suo corpo non è proprio un corpo, una toilette. E poi ha un collo lunghissimo e poi una faccia. La faccia di Skibidi Toilet. Tu ne sai qualcosa? Hai visto Skibidi Toilet da qualche parte? Dai, rispondici. No! No? Ok. Questa statua non ha visto Skibidi Toilet. Non c'è nessuna traccia di Skibidi Toilet qui, grazie mille. Okay, questa Vinci. Statua ci ha aiutati molto. Vinci, noi dobbiamo andare sempre avanti. Questa foresta continua. Ok, Vinci, vieni con me. Vieni. Vinci! Qui c'era un serpente, qui c'era un serpente. Non era semplicemente quella lucertola piccolissima. Hai ragione, è una lucertola piccolissima. Non è un serpente. Oh, io pensavo fosse un serpente. Beh, ti sbagli. Ciao lucertola, ciao. Ok Yanto, ma adesso dobbiamo continuare sempre avanti. Stiamo esplorando questa foresta, chissà quali misteri nasconde. Vinci, dobbiamo andare da questa parte? Sì, certo, sempre avanti da questa parte. Ok, Vinci, io ti guardo le spalle. Ti guardo le spalle, vai. Ok, per ora non c'è nessuno. Guarda. Vinci, chi è? Una statua scimmia? Questa foresta nasconde sul serio dei misteri, allora? Sì, ci sono tantissime statue. Guardate questa statua. Potrebbe uscire Skibidi Toilet, oppure potrebbe uscire un mostro. Ok, Vinci, vai sempre avanti. Cosa? Ciao, Anto, stai dormendo? Chi mi ha inviato un messaggio? Vinci sta andando sempre avanti? Ok, aspetta, Vinci. No, non sto dormendo. Sono per strada. Sei per strada? Sono una persona sconosciuta? Vuoi parlare con me? No, non si parla con gli sconosciuti. Io non parlo con te. Diavoletti. Vinci, dove sei? Oh, Vinci, è sempre avanti. Sì. Non vuoi parlare con me? Diavoletti sta continuando ad inviarmi messaggi. No, non voglio parlare con te. Non ti conosco. Cosa? Se ti dico come mi chiamo, parli con me? Ok, dimmi il tuo nome. Come ti chiami? Ora ci dirà il suo nome. Ehi, come ti chiami? Oh no, devo trovare Vinci. Vinci, dove sei? Mi chiamo Skibidi Toilet? È vero! Sentite! Sentite la canzone? È Skibidi Toilet! Oh, sei tu? Sei tu, Skibidi? Sì, sono io. Sto parlando con Skibidi Toilet! E vai, Vinci, dove sei? Ok, ho perso di vista Vinci. Dai, Skibidi Toilet! Se vuoi vedermi nella vita reale, vieni in bagno. Ok, diavoletti, devo tornare indietro. Ok, andiamo in bagno, andiamo in bagno. Diavoletti, sto andando in bagno a vedere Skibidi Toilet. Vinci, che c'è? In bagno! Stai venendo? Oh, stai venendo? Sì, sto venendo! Diavoletti, sto andando in bagno a vedere... Sbrigati? Ok, ma perché mi ha detto sbrigati? Ok, Skibidi Toilet, sto venendo! Diavoletti? Ok, diavoletti, noi dobbiamo andare in bagno, ma non sappiamo dov'è il bagno! Ehi, qualcuno mi dice dov'è il bagno? Sono in questa foresta e non so dove si trova il bagno! Vinci, mi stai spiando? Tanto, cosa succede? Sei molto strano. Vinci, niente, non succede niente. Sicuro? Niente, non succede niente. Ti vedo molto in ansia. No, Vinci, siediti lì. Siediti proprio lì.
ok? Ok, ma tu sei molto sospetto. Aspettami qui, devo andare un attimo in bagno, va bene? Diavoletti, Vinci deve aspettarmi lì e non deve muoversi, perché Skibidi Toilet potrebbe rapire Vinci. Skibidi Toilet si nasconde proprio in questa foresta. E noi adesso dobbiamo cercare il bagno. Dov'è il bagno? Ehi, qualcuno mi dice dov'è il bagno? Diavoletti, riusciremo a trovare il bagno? Non vedo l'ora di trovare il bagno! Ok, oh, no, questa è soltanto una panchina, non è il bagno. Oh, qui dentro... no, non c'è il bagno qui dentro, ok? Siamo nel bel mezzo della foresta, guardate! Ok, oh, lì c'è una cascata! Guardate che bella quella cascata! Wow, si trova proprio nel bel mezzo della foresta! Wow! Ok, ma non posso continuare a vedere quella cascata, devo trovare... il bagno, sì, devo proprio trovare il bagno! Dov'è il bagno, diavoletti? Dov'è? Oh... qui ci sono due sedie molto particolari, ma adesso non è il momento di riposare. No, non è il momento di riposare. Oh, diavoletti! Guardate, qui ci sono delle teste. Eh sì, ci sono delle teste. Oh, ciao, sapete dov'è il bagno? Eh sì, forse uno di voi sa dov'è il bagno. Ciao, ciao, ciao ciao, sai dov'è il bagno? No? Uffa, ma perché nessuno sa dov'è il bagno? Oh, guardate questa panchina, è a forma di coccodrillo, ok? No, non è che mi dà un morso? Ok, no, questa panchina è finta, non è un coccodrillo. Oh, ciao coccodrillo! Ok, dobbiamo trovare il bagno. Il bagno si nasconde in questa foresta. Ok, diavoletti, continuiamo ad andare sempre avanti. Qui c'è una porta. Vediamo, forse si nasconde il bagno. Cosa? Una macchinetta pesca peluche? Nel bel mezzo della foresta? Ma cosa ci fanno tutti questi peluche? Wow! Ok, voglio giocare. Questa sembra la telecamera di Skibidi Toilet. Guardate, sembra proprio la telecamera di Skibidi Toilet. Ok. Ho preso la carta, sì, ho preso la carta per giocare. Voglio vincere un peluche in queste macchinette, così lo porteremo a Vinci. Secondo voi vinceremo un peluche in queste macchinette? Ok, proviamoci. Dai, diavoletti, proviamo a prendere quel peluche. Perché non ho preso niente? Ehi, tu! Ok, continuiamo a provarci, continuiamo a provarci. Adesso prendiamo questo. Dai! Per favore! Ok! Adesso prenderò una caramella. Eh sì, prenderò una caramella per Vinci. Dai! Adesso prendo una caramella. Prendo una caramella. Sì! Cosa? Wow! Vediamo cosa è uscito insieme. Wow! Wow, sono uscite delle caramelle. Guardate questa, è una pallina rossa. Wow. Cosa? Non puoi giocare alle macchinette? Vieni in bagno. Dov'è il bagno, diavoletti? Dov'è? Oh, guardate. Fatemi compagnia perché siamo nel bel mezzo della foresta da soli. No, ciao, c'è un'altra statua qui. Statua, sai dov'è il bagno? Oh, ma perché non mi rispondono? Oh, sta sorridendo. Eh sì, sta proprio sorridendo. Ciao. Ok, andando sempre avanti, ho trovato una stanza. Ciao. Ok, andiamo sempre avanti. Questo sembra essere un bagno. Eh sì, guardate, c'è un lavandino. Ok. Ho trovato un bagno. Eh sì, ho proprio trovato un bagno. Non è che Skibidi Toilet all'improvviso esce? Diavoletti, ho veramente molta ansia. Restate con me. Ok, ho trovato un water. Sì, ho trovato un water. Ma non è Skibidi Toilet. Ok, adesso cosa succede? Diavoletti, siamo proprio in bagno. Siamo proprio in bagno con un water. Ciao, water. Uffa, ma... ok, ho trovato un bagno. E adesso Vinci? È proprio... eh sì,
è nel bel mezzo della foresta. Io sono qui, in bagno. Sono proprio qui in bagno. Ma Skibidi Toilet non c'è. Voi vedete Skibidi Toilet da qualche parte? No. Cosa? Diavoletti, cosa succede al mio telefono? Skibidi? Diavoletti, Skibidi Toilet? In vita? Eh sì, guardate! Ok. Aiuto! Ciao Anto, adesso che sei in bagno, sei in trappola. Adesso ti trasformerai in uno Skibidi Toilet. Cosa? Tra poco non avrai più il tuo corpo e sarai un toilet per sempre. Adesso ti stai per trasformare. No! Adesso, attenzione! Aiuto, diavoletti! Sono uno Skibidi Toilet! Adesso come faccio a camminare? Io non so camminare! Sono un water! Aiuto! Ok, diavoletti, io sono qui nel bel mezzo della foresta e sto continuando ad aspettare Anto, che si trova in bagno. Beh, è da molto tempo lì dentro. Ehi tu, statua, sai dove si trova il bagno? Da che parte devo andare per trovare il bagno? Perché io qui non vedo nessun bagno. Eh no, non c'è niente qui? No. No? Non lo sai? Ok, diavoletti, quindi non ci resta altro che andare sempre avanti alla ricerca del bagno. Perché Anto si trova in bagno? Ma Anto era veramente molto sospetto. Voi, cosa succede qui? Ciao Vinci? Chi sei? Chi è che mi ha detto ciao Vinci? Chi sei? Sono Skibidi Toilet? Skibidi che? Skibidi Toilet? Ok, cosa vuoi da me Skibidi Toilet? Perché sei entrato nel telefono? Voglio dirti che Anto si è trasformato in uno Skibidi Toilet? Ok, no, è una bugia. Cosa? Anto si è trasformato in uno Skibidi Toilet? Dov'è Anto adesso? Adesso si nasconde in questa foresta? Trova Anto Skibidi Toilet? Ha bisogno di te? Cosa? Sono in questa foresta! Skibidi Toilet? È tutta colpa tua, non è così? È tutta colpa... Ok? Oh no, Skibidi Toilet! Vinci! Ti nascondo in questa foresta! Ok, Anto, ma cosa è successo allora? Mi hai mentito? Perché non eri in bagno? Eri... a scoprire il mistero di Skibidi Toilet che si nasconde in questa foresta? Beh... Vinci! Lo so, non c'è bisogno che tu me lo ricorda, me l'ha già ricordato Skibidi Toilet. Ok, Anto, dove sei? In questi cespugli? Ehi tu, statua, hai visto Anto Skibidi Toilet? Beh, se non sai che cos'è uno Skibidi Toilet. Questa è la parte sbagliata! Questa non è la parte giusta? Vieni vicino alla rana! Rana? Perché qui ci sono anche le rane? Wow, sono bellissime, dove sono le rane? Anto, non vedo nessuna rana qui. Ok, una rana, vieni vicino alla rana. Cosa? È una rana? E direi anche una rana gigante. Ok, Anto, adesso sono qui. Mi sto nascondendo qui vicino. Dove? Oh, diavoletti. Sono nascosto. Dove? Dietro la rana? Qui dove, Anto? Sì, su questi ombrelli? Sì. Oh? Anto? Sì. Cosa adesso? Hai solamente un collo e una testa proprio come Skibidi Toilet? Sì, Vinci, ma se ti avvicini, mi vedi dentro un water. Ok, quindi siete pronti, diavoletti? Stiamo per vedere Anto nascosto in un water proprio come Skibidi Toilet. Ok, Anto, mi sto avvicinando, ma non sei mica pericoloso? Oh no, Anto è proprio uno Skibidi Toilet che adesso si nasconde lì dietro. Ok, avviciniamoci. Ok, Anto, sei proprio uno Skibidi Toilet. Bene, come ti senti ad essere nascosto in un water proprio come Skibidi Toilet? Ciao diavoletti, adesso sono Anto Skibidi Toilet, non sono più un umano. No,
sono un water. Oh no, io non diventerò mai più un umano. Ok, ma com'è successo? Avevi detto che andavi un attimo in bagno, ma quell'attimo in bagno si è trasformato in un... in una trasformazione in Skibidi Toilet? Sì, Vinci, ma io adesso ho molta paura, ho molta paura. Ci sono le telecamere e c'è la persona TV e potrebbero eliminarmi. Ho molta paura. Sì, devi nasconderti perché il lavoro di quelle telecamere e della persona TV è proprio quello di eliminare gli Skibidi Toilet. E guarda caso adesso tu sei uno Skibidi Toilet. Sì, io adesso sono uno Skibidi Toilet e devo restare per sempre qui, in questa foresta, da solo, in questa foresta. No, non dire così perché io troverò un modo per aiutarti. Non resterai mica per sempre in questa foresta sotto forma di uno Skibidi Toilet. Noi troveremo un metodo, ma per adesso tu devi restare nascosto, ok? Sì, Vinci, dobbiamo stare molto attenti alle telecamere. Esatto. E alla persona TV. Potrebbe essere molto pericoloso. Anto, io non dovrei restare neanche qui ad ascoltarti, perché mi hai mentito. Hai detto, aspettami qui, vado un attimo in bagno, mentre... eri andato a trasformarti in uno Skibidi Toilet, ma Vinci, come... Vinci, riprendimi un attimo. Voglio dire una cosa ai diavoletti. Ok, diavoletti, state di nuovo per vedere tutti Anto Skibidi Toilet. Dai, di... Vinci, ma io devo dirti una cosa. Io e te non possiamo stare più insieme. Perché guarda, sì, guarda in basso. Io sono un water. Tu sei una persona. Sì, tu sei una persona. Io sono un water, quindi io e te non possiamo più stare insieme. Non dire così, perché troveremo un metodo. Tu non resterai un water per il resto della tua vita, Anto. Adesso dobbiamo fare qualcosa. Vinci, c'è un allarme. Vinci, senti anche tu questo allarme? Oh no, io sono un water. Non posso neanche muovermi. Aiuto! Attenzione, è stato avvistato uno Skibidi Toilet. Attenzione! Oh no. Anto, quello Skibidi Toilet sei tu! Anto, dove vai? Torna subito qui! Vinci, scappo! Dai, Anto! Oh no, diavoletti, non riesco più a vedere Anto Skibidi Toilet. Da che parte è andato? Oh no, Anto, perché scappi? Oh no, diavoletti, vi rendete conto? Anto Skibidi Toilet adesso non è più qui? Oh no, oh, dobbiamo difendere Anto perché le telecamere... Cosa succede qui? Chi c'è? Attenzione! La TV! Attenzione! Ecco la TV! Sono la TV! Abbiamo avvistato uno Skibidi Toilet. Cosa? Adesso mando subito la squadra di telecamere ad eliminarlo. No! È uno sbaglio! Non è un vero Skibidi Toilet. È soltanto una stupida trasformazione. Cosa sta ridendo? Questa TV sta ridendo, non c'è niente da ridere. Ma cosa questa TV ci sta prendendo in giro? Le telecamere stanno arrivando per distruggere Anto Skibidi Toilet. Cosa? Sto arrivando anch'io. Anche la TV? Cosa? Oh, oh no, è terribile. Vi rendete conto? La TV e le telecamere... Attenzione! Stanno arrivando. Eccoli. Oh no, ecco le telecamere. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Eh sì, stanno proprio arrivando. Non ci posso credere. Anto, cosa hai combinato? Adesso sei uno Skibidi Toilet. Sono qui vicino. Qui vicino? Oh no. Oh. Si stanno anche allenando per sconfiggere Anto Skibidi Toilet. Si stanno anche allenando? Beh, un allenamento inutile perché voi non sconfiggerete Anto Skibidi Toilet. Ok, diavoletti, vi rendete conto? La situazione qui è molto più grave di quanto pensassimo. Eh sì, Anto è in grave pericolo, le telecamere vogliono eliminare tutti gli Skibidi Toilet. E con tutti gli Skibidi Toilet? Intendo... Anto, perché avete visto Anto? Era proprio uno Skibidi Toilet. Quindi adesso dobbiamo subito andare a trovare Anto. Anto, dove sei nascosto adesso?
Anto, so che sei qui, rispondimi. Aiuto! Anto? Aiuto! Dai, Anto, non scherzare proprio adesso, non c'è niente da ridere, le telecamere stanno arrivando per eliminarti, ok? Amici, le telecamere mi elimineranno! La persona TV mi eliminerà, mi troveranno! Se ti farai vedere, io ti aiuterò, le telecamere non potranno eliminarti. E guardate, lì c'è una telecamera, quindi questo significa che molte altre stanno per arrivare. Oh no! Anto! Adesso devi uscire immediatamente, le telecamere sono quasi qui! Anto! Vinci! Eccoti, Vinci! Anto. Okay. Sono molto triste! Hai visto cosa sta succedendo? Io non voglio essere eliminato dalle telecamere! E non voglio essere eliminato per sempre! Io non sono uno schibi di toilet! Io sono un umano! Sono solo Anto umano! Vero, diavoletti? Beh, Anto, mi dispiace dirtelo, ma adesso sei proprio uno schibi di toilet, eh sì? Hai proprio l'aspetto di uno schibi di toilet. Ok, Anto, dobbiamo restare uniti. Non puoi scappare proprio adesso. Resta con me, perché le telecamere sono quasi tutte qui. E il loro scopo è eliminarti. Sì, le telecamere vogliono eliminarti perché adesso tu sei uno schibi di toilet. Quindi non puoi scappare via. Resta con me. Dobbiamo trovare un metodo insieme. Io non voglio perderti. Le telecamere ti elimineranno in un batter d'occhio. Vinci! Quindi... Vinci! Oh no! Oh no! Cosa c'è? Vinci! Le telecamere sono arrivate! E c'è anche la TV! C'è anche la TV! Aiuto! Aiuto! Guardate, diavoletti, sono tutti lì! Sono arrivati! Dobbiamo far nascondere Anto! Oh no! Nasconditi, è molto pericoloso! No! Anto? Anto, dove sei? Cosa? Le Vinci! Telecamere? Vinci! La TV mi ha preso! Aiuto! Dove mi sta portando? Cosa? Hanno rapito Anto? Oh no! Anto! Anto, dove sei adesso? Oh, diavoletti, le telecamere e la TV hanno rapito Anto? Oh no! Non ci posso credere! È successa una cosa molto spaventosa. Anto non è più qui. Non è più qui. Si è trasformato in uno schibi di toilet. E adesso le telecamere hanno rapito Anto. Oh no. Io avevo detto ad Anto di nascondersi, ma le telecamere hanno visto Anto schibi di toilet e l'hanno preso. Oh no. Adesso Anto non è più qui. Ok, diavoletti, controlliamo in bagno. Forse è lì che portano tutti gli schibi di toilet prima di eliminarli. Ehi, Anto, sei qui? Oh, no, c'è solamente carta igienica in questo water. Oh no, è terribile. Nessuna traccia di Anto schibi di toilet. Le telecamere... Cosa? Qualcuno ha inviato una foto? Oh, diavoletti... Guardate, è Anto. E qui c'è la persona TV. Oh no, hanno proprio preso Anto, guardate. Oh, Anto è proprio qui. Oh no. Guardate, Anto è proprio qui e non riesce a muoversi. Sono veramente molto triste. Vi rendete conto? Le telecamere hanno proprio preso Anto. E guardate, adesso è qui, a terra, e sembra essere molto triste. Oh no! Cosa? Un messaggio? Cosa dice questo messaggio? Ciao Vinci, se vuoi salvare Anto devi risolvere questi indovinelli. Sbrigati, hai poco tempo. Anto è stato preso. Oh no, ok, secondo me chi ha inviato questo messaggio è la persona TV. Cosa? Diavoletti, questi sono gli indovinelli? Ok, secondo me devo indovinare il personaggio attraverso l'ombra. Oh, secondo me questo messaggio l'ho inviato la persona TV. E se questo è un modo per salvare Anto, dobbiamo sbrigarci. E diavoletti, voi restate con me, perché dovete aiutarmi. E se io non conoscessi un personaggio? Oh no, potrebbe essere molto pericoloso. Oh, dopo potremo non rivedere mai più Anto. Ok, sono iniziati. Gli indovinelli sono iniziati. Sì, quest'ascia. Ok, un personaggio di Minecraft, sì. Eh?
Ecco, Steve è il suo nome. Steve è il suo nome. È un personaggio di Minecraft. Adesso passiamo subito al secondo personaggio. Attraverso l'ombra io vedo Kirby. Sì, è Kirby. Ok, dai diavoletti, dobbiamo... Kirby, dobbiamo salvare Anto. Diavoletti, dobbiamo salvare Anto, Skibidi Toilet. Ehi tu, sei... Mario? Sì, è Super Mario. Oh, diavoletti, è Super Mario? Non posso sbagliare. Sì, ok, dai, andiamo avanti. Questo personaggio attraverso l'ombra mi sembra... sembra Sonic? È Sonic? Fiu, è Sonic. Ok, stiamo risolvendo tutti gli indovinelli. Cosa? Ok, mani da mostro, delle zampe giganti, Bowser. Sì, ce l'ho fatta, è Bowser. Ok, andiamo, forse devo trovare quello diverso, eccolo. Eh sì, ha i cerchietti blu, non rossi. Oh no, ancora. Devo trovare il personaggio diverso. Ok, qui ci sono tanti Mario, ci sono tanti Mario, ma qui... c'è un Mario con un cappello verde. Sì, ce l'ho fatta. Ok, non trovo la differenza qui. Oh no, diavoletti, voi vedete la differenza? Ecco, questa pianta non sta sputando fuoco. Sì, ce l'ho fatta. Ok, la stella diversa. Diavoletti, voi riuscite? Ecco, questa stella non ha gli occhi. Eh sì. Ok, andiamo avanti. Il fungo diverso. Beh, questo. Ecco, la testa di questo fungo è blu, non è rossa. Quindi questo è il fungo diverso. Ok, ce l'ho fatta, diavoletti. Oh, gli indovinelli stanno diventando sempre più difficili. Beh, questo è facilissimo. Questo fiore. Eh sì, qui sembra ghiacciato, mentre qui è infuocato. Questo fiore. Sì, ce l'ho fatta. Adesso devo indovinare questo personaggio in bianco e in nero. Ok, questo personaggio non è di questo colore. Beh, ma è semplicissimo, questo personaggio è Pikachu. Eh? Oh, ce l'ho fatta? Persona TV, ridatemi Anto. Ho risolto tutti gli indovinelli. Era da parte vostra il messaggio, vero? Adesso dov'è? Eh? Chi c'è laggiù? Aspettate. Anto, sei tu? Come ti senti? Come stai? Ok. C'è qualche telecamera oppure la persona TV nei dintorni? Mi hai salvato. Mi hai salvato. Non riesco ad usare le gambe. Eh sì, perché eri un toilet. Eri proprio un toilet, dai. Diavoletti, non riesco più ad usare le gambe. Sai perché? Perché ero un toilet. Eri un water. Ok, Anto, dai. Oh, non ci posso credere. Dai, resta in piedi. Ok, è per la prima volta che mi sento un umano. Dai, Anto, sei stato solamente uno skibidi toilet per un'ora? Perché tiro lo sciacquone da solo? Forse perché ancora deve passare la trasformazione di uno skibidi toilet. Ok. Sì, sono tornato un umano, grazie a te. Lo so, ma è stata veramente molto dura. E non sono più un toilet, anche se non so camminare molto bene adesso.